questa fase 2 non era più rinviabile per tanti motivi. Ci avviamo ad una, a vivere una fase in cui ci sarà una sorta di convivenza con il virus e con l'epidemia. Non possiamo immaginare di rimanere chiusi ancora per mesi e mesi, arrivando a zero contagi. Ed è ovvio quindi che il distanziamento sociale, per esempio chi lavora nell'ambito della ristorazione, sia per tutelare la salute di chi vi lavora, ma anche per tutelare la salute degli avventori e scongiurare il loro contagio, è una condizione irrinunciabile. Per cui si può cominciare a immaginare questa riapertura della fase 2 in che modo? Immaginando misure che già sono allo studio e che in parte sono già partite, come diceva la consulente del lavoro, sia pure con qualche lentezza, lo riconosco, non sono uno di quelli che solo perché in maggioranza dice che va tutto bene, anzi, ci sono delle lentezze perché ci sono cascate addosso 3,5 milioni di domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, numeri che di norma erano liquidate negli anni, sì, e che oggi dobbiamo fare ovviamente in pochi mesi. E fa bene chi si lamenta giustamente del fatto che dopo un mese e mezzo ancora non c'è stata la cassa, non è stata liquidata la cassa integrazione, ma di fronte a questa mole di lavoro lo sforzo è tale e dovrà essere altrettanto importante nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che io chiederò insistentemente, ma sono convinto di questo, che nelle prossime settimane si può cominciare ad averla già per molti milioni di lavoratori. Poi le misure che sono in campo, molte sono già scritte nella Cura Italia, nel decreto liquidità, e altre sono in cantiere, sì, come per esempio immaginare questi ammortizzatori sociali che da una parte aiutano i lavoratori che purtroppo hanno perso il lavoro, sì, come la cassa integrazione guadagni, ma attenzione, poi ne riparleremo più in avanti, sì, se vuole, a non confondere la cassa integrazione ordinaria con quella in deroga. Perfetto. E poi altre misure che stanno molto a cuore a noi, come per esempio il REM, il reddito di emergenza, che deve intervenire nei confronti di quei lavoratori che non fanno parte né di questa e né di quella categoria, per esempio non sono in cassa integrazione e non sono stati beneficiati del bonus tipico delle partite IVA. Sì. Però vi sono anche altre idee ancora in campo, per esempio prevediamo di ampliare la platea dei beneficiari del bonus, che passerà a 800, ma speriamo anche a 1000 euro per chi ha la partita IVA, e dobbiamo anche intervenire nei confronti di chi soffre, e voglio ricordare ai telespettatori che già la platea dei poveri assoluti, che oggi sarebbe in campo in mezzo ai tanti aiuti che avremmo dovuto pensare, è già fuori, perché grazie al reddito di cittadinanza questa platea già è stata aiutata l'anno scorso in tempi per fortuna normali, non di crisi. Ma vi possono essere altre misure che sono allo studio, come il part time, sì, in maniera da cercare di mantenere la stessa platea di lavoratori in capo a questa o quell'azienda, a questa o quell'attività, ma facendo lavorare tutti, ma aiutando la rotazione dei lavoratori e facendo lavorare meno.